Buongiorno a tutti! L'argomento della lezione odierna sono le equazioni di secondo grado. Dopo aver visto le equazioni di primo grado vediamo in questa lezione le equazioni di grado superiore, in particolare vediamo le equazioni di secondo grado. Un'equazione è di secondo grado se dopo aver applicato i principi di equivalenza, è possibile riscriverla nella forma ax più BX più C uguale a 0, con A evidentemente diverso da 0. L'equazione in particolare si dice completa se A, B e C sono tutti e tre diversi da zero. Nel caso in cui B o C o B e C siano uguali a zero invece parleremo di equazioni non complete e le vedremo tra poco. In particolare qui mettiamo i coefficienti, qui mettiamo la forma diciamo normale o canonica come l'abbiamo definita nell'equazione di primo grado e poi il nome specifico dell'equazione in cui, per esempio, b diverso da 0 e c è uguale a 0, l'equazione diventa ax quadro più bx uguale a 0 e prende il nome di equazione spuria. Se invece B è uguale a 0 e C è diverso da 0, avremo a che fare con un'equazione del tipo X quadro più C uguale a 0 che si chiama equazione pura. Infine, nel caso in cui sia B che C siano nulli, avremo a che fare con un'equazione del tipo X quadro uguale a 0 che si chiama equazione monomia. In generale, questa è l'equazione di cui adesso troveremo la formula, come definita, la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado. È evidente che um, c'è una dimostrazione, un procedimento che consente di ricavare la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado, che non tratteremo in questo breve corso, ma che sostanzialmente si basa sul metodo del completamento del quadrato. In particolare, è possibile utilizzare partendo dall'equazione di secondo grado completa, le formulette che ci consentono di ricavare le soluzioni, qualora esistano, e quindi le radici, di un'equazione di secondo grado come x1,2 pari a meno b più o meno la radice quadrata di b alla seconda meno 4ac tutto fratto 2a. In questa formula risolutiva un aspetto molto importante è quello che compie, diciamo, il ruolo che compie il radicando di questa radice quadrata, cioè B alla seconda meno 4AC. B alla seconda meno 4AC prende il nome di delta, si chiama discriminante di un'equazione di secondo grado. Ed è proprio in funzione del valore che assume il delta che si possono ottenere due soluzioni reali e coincidenti in particolare quando il delta è positivo, quindi maggiore di 0, le due soluzioni evidentemente sono x1 uguale a meno b più radice di b alla seconda meno 4ac fratto 2a e x2 uguale a meno b meno radice di b alla seconda meno 4ac fratto 2a. Evidentemente due soluzioni reali entrambe e distinte. Nel caso in cui invece il delta sia uguale a 0 noi avremo che questo termine qui, il termine che contiene evidentemente il radicando sia il delta, è pari a 0. È pari a 0, e quindi avremo due soluzioni reali e coincidenti in questo caso. Quindi x1 uguale a x2 e saranno entrambe uguali, evidentemente a meno b su 2a. Infine, qualora il delta sia pari sia inferiore a 0, quindi delta negativo, noi avremmo un'equazione di secondo grado impossibile. Impossibile perché? Perché avremmo la radice quadrata di una quantità negativa che, come abbiamo già visto quando abbiamo parlato dei radicali, in R non è un valore reale, quindi non è un valore possibile. E quindi in questo caso delta minore di 0 abbiamo che l'equazione non ammette alcun valore nel campo dei reali, quindi nessuna soluzione. È possibile anche andare a utilizzare un'altra formula risolutiva, si chiama formula risolutiva ridotta, si utilizza nel caso in cui il coefficiente della x, ossia b, è un numero pari, semplifica un pochettino i calcoli ed è pari a meno b mezzi più o meno radice quadrata di b mezzi alla seconda meno a c. Tutto fratto A, sostanzialmente quella risolutiva che abbiamo già visto in precedenza, ma in tutti i termini sono divisi per due. In questo caso si parla di delta quarti, non più di delta, che è ovviamente il radicando di questa nuova radice quadrata, che sarà pari a b mezzi alla seconda meno a c. E valgono le stesse considerazioni riguardo a soluzioni eh, distinte, due soluzioni reali distinte, due soluzioni reali coincidenti, oppure nessuna soluzione fatte prima con il delta, valgono ovviamente anche per quanto riguarda il delta quarti. Questo, diciamo, queste formule valgono per qualsiasi tipo di equazioni di secondo grado, evidentemente per le equazioni incomplete possiamo utilizzare delle tecniche più rapide e più efficaci, che sono eh, rispettivamente per quanto riguarda le equazioni pure, ricordiamo del tipo x più c uguale a 0, abbiamo che un'equazione di secondo grado pura di questo tipo che ho appena scritto, con a e c numeri reali discordi, le due soluzioni reali e opposte che si ottengono saranno x1 pari a più radice di meno c su a e x2 uguale a meno radice di meno c su a. Evidentemente a e c dovranno essere discordi in modo tale che quando poi svilupperemo questa equazione in x quadro uguale a meno c su a, questo fattore risulti poi essere positivo. In caso in cui a e c sono concordi, noi evidentemente abbiamo di nuovo a che fare con un'equazione che è impossibile perché non ha soluzioni reali. Quelle spurie, sono ricordiamo quelle del tipo ax quadro più bx uguale a 0, in quelle spurie, quindi in un un'equazione di secondo grado spuria, noi abbiamo che esistono sempre due soluzioni reali di cui una è pari alla soluzione nulla. Queste come si risolvono? Molto semplicemente raccogliendo la x e quindi le due soluzioni saranno, come detto, la prima x1 uguale a 0, utilizziamo la legge dell'annullamento del prodotto, la seconda si ottiene ax più b uguale a 0 e di conseguenza x uguale a meno b su a. Infine per quanto riguarda le equazioni di secondo grado monomie, che abbiamo detto sono del tipo ax quadro uguale a 0, evidentemente queste hanno due soluzioni reali e coincidenti, entrambe eh, pari a 0, quindi entrambe nulle. Sempre con riferimento alle equazioni di secondo grado c'è poi un altro concetto molto importante, un altro argomento, che è quello che ehm, riguarda la relazione esistente tra le radici, quindi le soluzioni di un'equazione di secondo grado, e i coefficienti dell'equazione completa, quindi a, b e c rispetto a x1 e x2. In particolare, se andiamo a definire un'equazione di secondo grado, a x quadro più bx più c uguale a 0 caratterizzato dall'avere un delta maggiore o uguale a 0, il che vuol dire caratterizzato da avere delle soluzioni, siano esse discordi, eh, in particolare siano esse eh, differenti, siano esse invece identiche tra di loro, eh, è possibile andare a trovare una relazione, dicevo, che lega la somma e la differenza delle sue soluzioni con i coefficienti a, b e c. In particolare, la somma delle soluzioni, quindi x1 più x2 di questa equazione di secondo grado, corrisponde al rapporto cambiato di segno tra il coefficiente della x e quindi b, quindi cambiato di segno vuol dire meno b, e il coefficiente di x quadro, meno b su a di conseguenza. Per quanto riguarda invece il prodotto delle soluzioni, ossia delle radici dell'equazione di secondo grado, sempre con discriminante maggiore o uguale di 0, quindi non negativo, il prodotto delle radici, quindi x1 per x2, è invece uguale al rapporto fra il termine noto e il coefficiente della x quadro, quindi c su a. Quindi abbiamo queste due relazioni che consentono di eh, svolgere numerosi esercizi che tra l'altro come al solito troverete nella piattaforma a vostra disposizione, che eh, mettono in relazione i coefficienti di un'equazione di secondo grado e la somma e il prodotto delle soluzioni. Quindi possono, come dire, essere utilizzate nel momento in cui non interessa trovare eh, la soluzione, ma eh, interessa trovare la somma o il prodotto delle soluzioni presenti. E mettere in relazione con i vari coefficienti. Eh, utilizzando evidentemente questi aspetti è possibile dire che un'equazione, quella che abbiamo visto prima, del tipo x quadro meno Sx più P uguale a 0, possiamo andarla a scomporre oppure a riscrivere come x quadro meno x1 più x2, quindi somma delle soluzioni, più x1 per x2 uguale a 0 andando appunto a mettere in relazione esattamente la somma e il prodotto delle soluzioni con i coefficienti dell'equazione di, di, di secondo grado. Con questo argomento abbiamo concluso eh, il tema delle equazioni di eh, secondo grado, eh, rimando alla prossima lezione dove tratteremo invece eh, sempre il tema delle equazioni ma di grado superiore al secondo.